Salve ragazzi e cari amici del web, sono ancora io in un'altra entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. In questo momento mi trovo nella giungla della Malesia. La giungla è molto bella, è uno spettacolo entusiasmante, si sente il cantico di uccelli, si vedono anche uccellini di diverse specie, per me inconsueti, mai visti. È uno spettacolo veramente entusiasmante. Vi voglio raccontare oggi della giungla. La giungla in Malesia ha configurazioni differenti, cambia la vegetazione. Mi sono addentrato in posti diversi e sia la vegetazione sia il modo con cui addentrarsi, perché la giungla può essere più o meno fitta, cambia moltissimo. Ecco, vi voglio dare qualche consiglio. Nelle vallate, sempre, la Malesia è fatta tutta a colline abbastanza elevate, sempre nel fondo collina, ovvero giù in fondo alla vallata, vi è sempre dell'acqua, qualche rigagnolo, acqua stagnante, qualche fiume. Ecco, lì bisogna cercare di evitare quelle zone. Primo, perché lì sotto è difficile proseguire se non avete gli stivali e compagnia bella. E poi perché ci sta il coccodrillo. Quindi possono essere anche delle situazioni pericolose. Cercate sempre di camminare sulle alture, sopra le colline, e seguire i sentieri. Ecco, ci sono dei sentieri più o meno marcati, sentieri naturali, passaggio di animali, quelle cose lì. Cercate di seguire quelli e portatevi sempre appresso un GPS. Stranamente in Malesia la telefonia funziona anche nella foresta, c'è segnale abbastanza in qualsiasi luogo, per cui riuscite ad orientarvi anche con un semplice telefono cellulare munito di GPS. Portatevi, questo è un po' quello, un consiglio che è anche quello che si usa dalle nostre parti, io sono nato in mezzo alle Alpi, portatevi sempre un bastone, perché il bastone tiene lontano i serpenti, le vipere, animali di vario tipo, di varia natura. Se incontrate qualche serpente, lui scappa sentendo il battito del bastone sulla terra. Voi camminate e lo fate un po' come fanno i ciechi, lo fate sempre battere a terra davanti a voi, così evitate che qualche serpente vi attacchi, casomai attacca il bastone, o comunque sentendo il rumore del bastone battere al suolo si spaventa e scappa. Ecco, il bastone è importantissimo. In Malesia ci sono 5 tipi di felini che vivono nella giungla, nella foresta. Il bastone è importantissimo perché non si sa mai, vale anche come mezzo di difesa in caso si attaccati da qualche animale. Nel caso vi salti innanzi un giaguaro, un felino, qualcosa, voi prendete il bastone, pa! Glielo tirate in testa, qui in mezzo agli occhi, in questo, che fa il giaguaro? Che fa? Rimane lì, cerca di attaccarvi un'altra volta, va bene, vi attacco un'altra volta, pa! Un'altra bastonata in mezzo alla testa. In questo caso qui il giaguaro alla fine desiste, non ce la fa più, no? Ecco, questo, il bastone è una buona arma difensiva, se arriva qualche animale, pa! In testa. E un altro consiglio che vi posso dare, portatevi una bottiglietta d'acqua, perché i corsi d'acqua, la gente del luogo beve dei fiumi, però l'acqua è marrognola, non è buona. Se bevete voi vi prendete subito qualche acciacco, qualche dissenteria, qualche vi va fuori posto qualche cosa. Io, dopo aver fatto la Russia, che le condizioni igieniche della Russia sono molto peggio di quelle della giungla del Borneo, posso, ormai sono inattaccabile, qui mangio tranquillamente il loro cibo, le loro cose, bevo le loro cose. Però se veniate giungendo qui da un posto come l'Italia, che è tutto bello, preciso, ordinato, bisogna fare molto attenti, portatevi dietro l'acqua, non portatevi dietro il cibo, perché attrae l'odore del cibo, attrae gli animali, attrae soprattutto le scimmie. Ecco, questo è un po' il consiglio che vi volevo dare per viaggiare sicuri e tranquilli in questo posto paradisiaco. Ciao amici, alla prossima, ciao!